Missione compiuta è proprio il caso di dire per la seconda edizione della Fiera Alto Atesina del Volontariato che si è svolta in Piazza Duomo a Bolzano. Tanta la gente che ha accettato l'invito delle 40 associazioni e organizzazioni. Proprio i volontari hanno illustrato ai visitatori il loro impegno verso le persone in difficoltà. Certamente è un segno di una società che è viva, che non pensa solo al proprio piccolo interesse, ma ha occhi aperti sull'intera società. Questo è il senso del volontariato sociale in particolare. Si tratta in ogni caso di persone che si impegnano per gli altri. E quindi sicuramente che 40 organizzazioni, che naturalmente ce ne sono molte di più in Alto Adige, ma 40, diciamo, le principali sono sicuramente qui, che siano insieme, oltretutto, che siano in comunicazione, che si scambino, che non si facciano concorrenza come avviene in altri settori, ecco, questo è sicuramente un segnale importante per la nostra società. Non ci sono dubbi, il volontariato in Alto Adige è un pilastro fondamentale della società, un esempio su tutti l'accoglienza dei profughi alla stazione di Bolzano. Molte associazioni anche qua presenti che in qualche misura sono presenti, chi alla stazione, chi nei centri di accoglienza, chi nell'insegnamento delle lingue, chi semplicemente nel mandare i propri volontari nei centri profughi o nei luoghi dove c'è bisogno o nel procurare i materiali necessari. Sono presenti qui e sicuramente in questi mesi diciamo, si tratta di un impegno non solo qui in Alto Adige ma in tutta Europa che coinvolge migliaia di persone. Questa è anche una notizia bella e è presente anche in questa fiera del volontariato. Un appello è stato lanciato chiaramente dagli organizzatori della fiera, ossia che c'è un urgente bisogno di nuove giovani forze.